Fervono i preparativi, dopo un anno di stop torna il presepe vivente a Oliveto. Sì, siamo emozionati perché lo scorso anno per motivi dovuti alla pandemia non abbiamo potuto realizzare il presepe e quest'anno riprendiamo, anche se in maniera ridotta, questa tradizione che ormai si svolge dal 2014 qui nel paesino di Oliveto e speriamo di riviverla, insomma, con un animo natalizio, affettivo, gioioso e di comunità. Ecco, il presepe si ovviamente snoda nel borgo di Oliveto, che è già bello di suo, sarà ancora più bello con il presepe. Vengono coinvolte un po' le famiglie di questa comunità? Sì, sì, partecipano le famiglie di Oliveto, di Albergo, ci allarghiamo anche ai paesi dei dintorni, Ciggiano, Civitella, e siamo felici che ci sia questa collaborazione sia tra famiglie che tra bambini, perché ci sono anche molti bambini che partecipano al coro degli angeli e come pastorelli. Ecco, quali saranno gli appuntamenti da seguire allora? Allora, l'inizio, l'apertura della porta sarà alle 15:30 con i romani che leggeranno l'editto e poi i bambini invece faranno una recita e dei canti alle 17:30 che chiuderanno poi appunto la serata perché abbiamo ipotizzato dopo le 18:30 appunto con il freddo che sembra essere molto intenso la nostra serata finisca. Le date sono il 19 dicembre e il 26 dicembre, sono due domeniche che appunto passeremo qui nel borgo vestiti da personaggi del presepe.